Bentrovati all'appuntamento con la rubrica Il Fatto. Oggi ci occuperemo di eventi natalizi a Pescara con l'accensione delle luminarie. Lo scorso 8 dicembre a Pescara è stato inaugurato il ricco cartellone allestito dall'amministrazione comunale per le festività natalizie che si concluderanno il 6 gennaio. E sono tante le novità e tanti gli appuntamenti di cui ci parla l'assessore al Commercio, turismo e grandi eventi, Giacomo Cuzzi. Buonasera Buonasera a tutti. e grazie per aver accettato il nostro invito per poter far conoscere meglio non soltanto ai pescaresi, ma a tutti coloro che seguono Rete 8 le tante iniziative organizzate anche quest'anno dal suo assessorato, dal comune, per allietare sia le feste, ma anche offrire grandi opportunità a tutte le attività produttive della città. Quali novità ci sono per queste festività e per questo cartellone 2018? Ma sicuramente un cartellone straordinario, sono anni ormai che animiamo in occasione delle festività natalizie la città, siamo stati indicati per 2 anni consecutivi da Trivago tra le 10 città in Italia migliori dove trascorrere il Capodanno e le festività natalizie e siamo contenti di aver raggiunto questo risultato e questo obiettivo che ci eravamo prefissati attraverso una serie di manifestazioni che hanno rigenerato anche in questo particolare periodo dell'anno l'appeal della nostra città. Un lavoro importante affrontato con le associazioni di categoria, con il confronto con i commercianti, che ha portato ad esempio la nostra città ad inserirsi nel circuito Luci d'Artista. Noi già nel 2015 avevamo sperimentato questa sinergia col Comune di Torino e adesso, grazie a un accordo con la Camera di Commercio, Comune di Pescara e degli sponsor privati, siamo riusciti per il terzo anno consecutivo ad illuminare la città con queste particolari luminarie e con delle particolari installazioni. Siamo contenti di essere tra le 3 città italiane, quindi Torino, Salerno e Pescara, ad adottare questo tipo di sistema artistico di luminari e siamo altrettanto contenti che questo sia divenuto un progetto addirittura regionale, perché quest'anno attraverso le Camere di Commercio anche la città di Chieti e la città dell'Aquila hanno adottato questo sistema di eventi, un evento diffuso e quindi dall'idea della nostra città è partita una vera e propria idea che coinvolge, diciamo, gran parte della regione Abruzzo e siamo convinti che queste manifestazioni potranno caratterizzare in maniera significativa non solo la città di Pescara, ma anche la regione e portare un indotto turistico ed economico importante per il nostro territorio. Ci saranno, come dicevi tu, tantissime manifestazioni che animeranno questo periodo. Siamo partiti l'8 dicembre e siamo riusciti non solo con le luci d'artista, ma anche con delle altre installazioni a illuminare gran parte della città, anche le zone che da sempre hanno, diciamo, scontato un abbandono da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono alternate. Noi invece abbiamo fatto tanto anche ad esempio per il quartiere Porta Nuova, illuminando via Gabriele D'Annunzio, via Marconi, Pescara Vecchia, le piazze più importanti della città e anche attraverso gli eventi siamo riusciti a portare il Natale ad esempio nelle scuole, nelle periferie. In questi giorni ci sarà la casa di Babbo Natale a Fontanelle, abbiamo acceso gli alberi di Natale, oltre 10 in tutta la città e quindi siamo convinti che questo periodo significherà ancora molto dal punto di vista e per le attività produttive, commerciali e per l'indotto per la nostra città. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro e anche quest'anno la nostra città primeggia a livello nazionale per quanto riguarda le manifestazioni, gli eventi e anche le luminari che sono divenute un evento a vero e proprio titolo. In qualche modo ha già anticipato anche tutte le domande che volevo fare, ma come sta rispondendo la città, soprattutto quanto questi eventi riescono a calamitare l'attenzione dei cittadini e dei turisti? Ma ci sono 2 dati significativi. Noi abbiamo investito molto sul turismo e quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Turismo e cultura superano l'1% degli stanziamenti di bilancio e questo è un dato molto significativo considerando che prima del nostro insediamento gli investimenti erano molto residui. Questo l'abbiamo fatto con fondi propri, investendo in maniera significativa affinché gli investimenti potessero portare un ritorno per la città moltiplicato per 3 o per 4 volte. E i dati ci danno ragione, visto che dal 2015 al 2017 siamo passati dalle 188.000 presenze turistiche nelle strutture alberghiere ed extraalberghiere alle 250.000 presenze turistiche per l'annualità 2018 nella città di Pescara. I dati sono ancora in
in crescita e quindi questo ci fa sorridere e fa sorridere l'economia della città. Un altro dato significativo è rappresentato appunto dalla classifica del Sole 24 Ore che ci vede passare al 7° posto, quindi tra le 10 città italiane per quanto riguarda la realizzazione, l'apprezzamento e la città che si apre appunto alla cultura e al tempo libero, dove sono sezionati diciamo il fermento per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, spettacoli, concerti e tante altre manifestazioni. Quindi questi sono due dati sicuramente molto importanti per la nostra città. Considerate che in questa particolare classifica del Sole 24 Ore passiamo dal 70° posto di qualche anno fa al 7° posto e quindi questo è un dato sicuramente straordinario che attesta la bontà del nostro operato, ma anche la sinergia che si è creata con tutti i portatori di interesse. E proprio a proposito di questo, alcune partnership sono già state ricordate, ma la città policentrica che ospita tante iniziative in diverse location è frutto di una sinergia con enti e associazioni. A parte quelli, gli enti e associazioni che abbiamo già ricordato, ce ne sono altre? Ma sicuramente una sinergia importante con le associazioni di categoria, con i commercianti, un lavoro costante per cercare di trovare punti di equilibrio e per passare da una fase che vedeva la nostra città e nello special modo le vie dedicate al commercio in uno stato di abbandono ad una fase di proposta, di iniziative e sicuramente una fase di rigenerazione di quello che è l'appeal che una città commerciale come la nostra deve per forza di cosa avere. Una fase molto produttiva, al di là di quanto è stato detto, siamo riusciti appunto a programmare tantissime manifestazioni. Io credo che il 2018 è stato un anno davvero straordinario da questo punto di vista, passando per un'estate di importanti appuntamenti e credo che questo lavoro debba essere fatto in maniera costante affinché produca e continui a produrre dei risultati anche per il futuro. Mancano ormai pochi giorni a Natale, quindi anche alla conclusione del 2018. Il 31 dicembre, la notte di San Silvestro, a Pescara si terrà un atteso concerto che vedrà protagonista J-Ax, ma io chiedo all'assessore Cuzzi se ci svela il luogo, in quale location ci sarà il concerto. Ma innanzitutto siamo contenti di aver rigenerato anche questa tradizione, il tradizionale concerto della fine dell'anno. Pescara quest'anno sarà senza timore di smentita la prima piazza d'Italia per l'offerta del grande concerto della fine dell'anno. Avremo J-Ax, un artista insomma che non ha bisogno di presentazioni, ci saranno oltre a lui tanti altri momenti di spettacolo. La location appunto non è Piazza, non della, è Piazza Rinascita. Della Rinascita, ma diciamo lo spazio antistante la stazione centrale, conosciuto un po' dai pescaresi con un nome improprio di area di risulta, ma diciamo per tutti quelli che verranno da fuori lo spazio antistante la stazione centrale. Questa scelta appunto deriva dalle tantissime richieste soprattutto che arrivano da fuori città. Abbiamo un ottimo riscontro per quanto riguarda le prenotazioni nelle strutture alberghiere e le prenotazioni dei ristoranti per il classico cenone, quindi siamo sicuri che questo evento porterà tantissime migliaia di persone nella nostra città e siamo contenti per questo dato. Poi avremo sicuramente altre manifestazioni che annunceremo nei prossimi giorni per il 1° di gennaio, ma stiamo lavorando in queste ore per definire al meglio questo grande concertone che saluterà il vecchio anno e sicuramente sarà di prospettiva e di buon auspicio per il futuro 2019. Beh, anche perché Piazza della Rinascita forse non sarebbe riuscita a contenere tutte le persone che assisteranno al concerto, perché sappiamo che J-Ax richiama tante persone proprio ai suoi concerti, quindi è questo sì, il motivo. Diciamo che è un artista molto trasversale, piace ai più giovani che sono quelli che solitamente si spostano in occasione del Capodanno, piace a diverse generazioni e quindi siamo convinti dalle richieste che ci arrivano, anche solo di informazioni, che avrà sicuramente un riscontro di pubblico molto elevato, molto più elevato degli anni passati che sono stati già
di per sé dei successi di pubblico e anche di critica dal punto di vista dello spettacolo, della critica dal punto di vista dello spettacolo, e quindi l'area, diciamo, è più idonea allo svolgimento di una grandissima manifestazione. Dobbiamo dire anche che con l'entrata in vigore delle nuove normative relative alla sicurezza in occasione di queste grandi manifestazioni, sicuramente Piazza Salotto risultava essere non idonea per questo tipo di manifestazione, quindi in accordo anche con la Questura, Prefettura e le varie forze che si occupano della sicurezza di queste grandi manifestazioni, abbiamo deciso di spostarla in un'area più grande, sempre centrale e facilmente raggiungibile della città. Ma ci sarà anche il concerto del 1° gennaio. Sicuramente ci stiamo definendo in queste ore anche il concerto del 1° gennaio, questo spostamento di area ci ha creato un po', diciamo, di lavoro aggiuntivo rispetto anche alla definizione del concerto del 1° gennaio, che, come ho detto prima, verrà annunciato nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Stiamo definendo anche questo passaggio. Sicuramente... Io stavo cercando di carpire, di avere in esclusiva questo nome, esclusiva la location, che è un fattore importante, ma sicuramente sarà davvero un momento importante per la nostra città, e siamo contenti che questi momenti, poi, che rappresentano anche un investimento importante dell'amministrazione pubblica, rappresentino poi anche un'opportunità per le tantissime attività che insistono e esistono fortunatamente nella nostra città. Quale augurio vuole rivolgere a chi ci sta seguendo per il Natale, ma soprattutto per l'anno che verrà? Ma sicuramente io mi auguro personalmente che la città riesca a correre verso il futuro, così come abbiamo fatto in questi anni. Dal punto di vista delle manifestazioni, mi auguro che si possano replicare questi risultati così importanti. Ai nostri telespettatori sicuramente auguro un anno, un Natale tranquillo, sereno, da trascorrere con le persone che amano, e sicuramente auguro un 2019 pieno di risultati positivi. Sicuramente auguro a tutti di realizzare i propri sogni, e questo penso che sia l'augurio più importante per tutti noi. Qual è il più grande sogno di Giacomo Cuzzi? Ma non lo so, io sogno di continuare a lavorare e ad impegnarmi insieme ai cittadini e a tutte le persone che lo vorranno per una città sempre più dinamica, sempre più proiettata verso il futuro, che riesca a correre in maniera importante. Io credo che in questi anni l'abbiamo fatto, quindi sogno di continuare a dare un contributo importante per la realizzazione e l'affermazione della nostra bella città, che in occasione, ripeto, ad esempio di queste festività natalizie, primeggia a livello nazionale. Questo per noi deve essere un dato che ci deve riempire di orgoglio e sicuramente deve far felici tutti noi. E allora è questo il mio augurio all'assessore Giacomo Cuzzi, che anche i suoi sogni possano realizzarsi, oltre a quelli di tutti coloro che in questo momento grazie, ne ho molti, che ci stanno seguendo, anche se la fortuna più grande, io lo dico, è quella ogni giorno di poter aprire gli occhi e dire grazie, perché rispetto ad altre parti del mondo siamo veramente molto fortunati. Dobbiamo ricordare una cosa: per coloro i quali non ci potranno raggiungere, ci sarà la diretta di Rete 8. Noi ci auguriamo che in tanti possano raggiungere l'area della stazione, appunto, per questo grande concerto. Coloro i quali staranno a casa ci potranno seguire con l'ottima diretta di Rete 8, che anche quest'anno riprenderà il grande concerto. E noi speriamo che siano poi in tanti, nell'area antistante la stazione centrale, la stazione ferroviaria a Pescara, in tanti a seguire, proprio a festeggiare insieme a J-Ax e a tutti coloro che saranno, appunto, gli organizzatori. Ci sarà sicuramente l'assessore Cuzzi, il collega Luca Pompei vi racconterà poi tutto ciò che avverrà nel corso della festa, la grande festa della notte di San Silvestro. E grazie a Danilo Cinquino in regia, da tutti voi per averci seguiti. Ancora un ringraziamento, un augurio speciale all'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi Giacomo Cuzzi, e buon Natale, ma soprattutto un felice anno nuovo a tutti. Buon Natale.